Ciao a tutti, bentornati. Terminato anche il mese di giugno, siamo alle solite e quindi parliamo dei prodotti preferiti del mese di giugno. Devo ammettere che questo mese però sono stata un po' più assente rispetto al solito, perché insomma per motivi lavorativi, impegni vari, poi d'estate mi risulta molto più difficile avere la stessa costanza che ho d'inverno, anche perché d'inverno riesco anche a girare molto di più nel weekend, cosa che magari d'estate per me è impossibile fare, proprio perché magari sono fuori, quindi d'estate è veramente molto più difficile, quindi dovete scusarmi. Però, bando alle ciance, parliamo un po' di quelli che sono stati i prodotti che in questo mese mi hanno accompagnato e che mi sento di promuovere. Partiamo per ordine, partiamo dai prodotti skincare preferiti del mese. Un prodotto che mi sento assolutamente di promuovere è questo scrub esfoliante di questa azienda qui, della Nip più Fab, che tra l'altro penso di avervelo già mostrato in un video acquisti di Look Fantastic. È uno scrub esfoliante con cui mi ci trovo davvero molto molto bene, perché ha all'interno anche l'acido glicolico, quindi va a esfoliare molto bene il viso e anche a levigarlo, tanto che quando lo utilizzo la mia pelle, la grana della pelle si assottiglia un sacco e si leviga tantissimo. La profumazione tra l'altro è anche abbastanza forte, lo sto utilizzando quasi ogni settimana e devo dire che mi piace proprio perché ha questo effetto esfoliante e mi lascia la pelle molto molto liscia. Riduce anche un po' i pori, quando insomma mi sono accorta anche che fa ha questa azione qui, che io chiaramente ricerco spesso nei prodotti, e, proprio perché va a levigare e a esfoliare molto bene la pelle, quindi soprattutto poi d'estate. Io chiaramente d'estate cerco di non esagerare con i trattamenti, proprio perché esponendo molto la pelle al sole non vorrei poi irritarla particolarmente, però uno scrub almeno a settimana cerco di non farlo mancare mai, anche se vi ho già detto che d'estate comunque vorrei provare un esfoliante un po' più delicato, tipo un gommage al posto dello scrub, ma devo ancora acquistarlo. Per il momento, per quanto riguarda l'esfoliazione del viso, io utilizzo sempre questo prodotto, se sto utilizzando questo prodotto, devo dire che mi piace davvero tanto. Questo brand tra l'altro l'ho scoperto grazie appunto a questo acquisto, devo dire che lo trovo davvero davvero molto valido. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto, anche se in vista dell'estate non va utilizzato con così tanta frequenza, è il tonico della Rodial, il Vit C o Vit C, come volete chiamarlo, questo qui, ed è io mi ci sto trovando davvero bene. Sapete che io i tonici prima li snobbavo, ma ultimamente trovo che abbiano una funzione molto molto importante, soprattutto nella skin care. Questo tonico ha un'azione illuminante proprio perché all'interno alla vitamina C, anche se è sconsigliato utilizzarlo d'estate proprio perché è fotosensibile, quindi consigliano di utilizzarlo d'estate 2-3 volte a settimana piuttosto che tutti i giorni, cosa che io magari fino a qualche settimana fa facevo. Mi piace tanto perché trovo la pelle molto più elastica quando applico questo prodotto. Trovo anche che ultimamente, almeno a mio parere, per quello che vedo io, il mio viso è molto più luminoso e questo prodotto va a dare appunto luminosità alla pelle e questa cosa è molto molto bella. La profumazione è molto buona, sa di non agrumata, però è abbastanza forte, sembra tipo una fragranza di un profumo. All'interno anche, che altro aveva? Degli acidi che sinceramente in questo momento io qui non vedo bene. Infatti qui mi dice che all'interno vitamina B5 consiglia di utilizzarlo con cautela, soprattutto quando ci si espone al sole, di utilizzarlo 2 o 3 volte a settimana, ed è quello che sto facendo ultimamente proprio perché voglio evitare di andare a sensibilizzare molto molto il viso, quindi evito di utilizzarlo sempre, però trovo che faccia molto, sia davvero funzionale questo tonico, proprio perché mi regala questa luminosità e questa pelle molto molto elastica. E poi, come vi ho già detto anche in altri video, la funzione del tonico è molto importante perché prepara il viso ha una migliore skin care, proprio perché tutti i prodotti che andiamo a mettere poi successivamente, ad applicare successivamente, sono davvero molto più efficaci con l'applicazione di un tonico. Sempre in tema skin care, un prodotto preferito è una maschera, ed è questa maschera qui di Ren,
Ve la mostro anche se ve l'ho mostrata già in un video in cui vi mostro, o meglio, ho aperto con voi la beauty box dedicata a tutti i prodotti REN. Questa maschera qui in realtà inizialmente non l'ho ben capita perché ha una consistenza molto molto strana, a differenza delle altre maschere in argilla che hanno una consistenza che poi va ad asciugarsi, questa maschera, ve la mostro, ha una consistenza molto più gelatinosa, non si asciuga come le altre maschere, cioè non avrete quell'effetto maschera asciutta sulla pelle e la pelle resta sempre abbastanza unta, infatti se vedete sembra quasi un gel più che una maschera, però devo dire che una volta eliminata e pulito il viso, questa maschera vi lascia la pelle super morbida e super liscia, come poche maschere davvero sanno fare, almeno io trovo che sia, che abbia questo effetto almeno sulla mia pelle. È una maschera illuminante, io però l'effetto che vedo immediatamente è la pelle liscissima e super elastica e sembra quasi di aver levigato il viso, e ha anche appunto anche lei acido glicolico, proprio come il concetto appunto dello scrub. Leviga molto bene la pelle, riduce i pori e dà questo effetto illuminante, cosa che anche l'acido glicolico fa. Penso abbia all'interno, non ricordo che cos'altro abbia all'interno, vabbè, io la utilizzo come una semplice maschera, la applico, la tengo in posa 10 minuti, inizialmente credevo che si dovesse asciugare, quindi il primo giorno l'ho tenuta tipo 20 minuti, quasi, anche di più, quasi mezz'ora, però in realtà ho irritato un po' troppo secondo me il viso, perché l'ho tenuta troppo tempo, perché credendo che si dovesse asciugare, e l'ho tenuta più del solito, ma in realtà 10-15 minuti sono sufficienti. Anche se la maschera non vi appare asciutta, la potete tranquillamente pulire ed eliminare, ma la pelle vi lascia una pelle bellissima, super liscia, super elastica, vi ripeto, veramente molto bella. È stata una scoperta questa maschera, e quindi favorita e preferita. Passando ai prodotti make up, un preferito di questo mese è il fondotinta di Too Faced, il Born This Way, nella colorazione Natural Beige. Visto che insomma mi sto esponendo al sole e quindi mi sto abbronzando, questa colorazione un po' più scura rispetto alla mia colorazione di fondotinta che utilizzo di solito, perché utilizzo una colorazione un po' più chiara, questa qui invece con l'abbronzatura trovo che vada benissimo. Mi piace tantissimo questo fondo, non è leggerissimo per l'estate, infatti la applico magari la sera, durante il giorno evito, però mi piace tanto perché leviga tantissimo la pelle. Io i pori con questo fondotinta quasi non li vedo più, copre molto bene perché è molto coprente, può diventare super coprente, io si applico davvero poco prodotto per evitare di avere quell'effetto mascherone, ma che comunque almeno secondo me, anche applicandone di più di prodotto, secondo me quell'effetto maschera non l'avete, però comunque non è un fondotinta leggero, però è coprente, resta tutto il giorno, non va nelle pieghette e lucida dopo tante ore, non è un fondotinta che non vi lucida, con cui non vi lucidate mai. Se lo tenete tante ore, soprattutto poi d'estate, almeno io personalmente tendo a lucidare un po' di più perché magari sudo, chiaramente il caldo, il calore, tendo a lucidare già molto di più rispetto all'inverno, anche con lui chiaramente dopo 5-6 ore tendo leggermente a lucidare, ma comunque il fondotinta vi resta fermo, avete un effetto davvero molto molto bello. Se amate l'effetto coprente, io ve lo consiglio, ma comunque nello stesso tempo appare comunque abbastanza naturale. Certo, non effetto seconda pelle, non è un effetto molto 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 naturale, però l'effetto sì, che il fondotinta si vede, però non troppo mascherone, per questo appunto mi piace. E io il formato mini size ve l'ho già mostrato, anche applicato in un video in cui vi trucco con i prodotti in mini size di Sephora, magari ve lo lascio nelle schede, e quindi mi sta piacendo, probabilmente lo comprerò anche in formato grande anche per l'estate, non lo so, ci sto pensando, perché d'estate vado sempre alla ricerca di un prodotto molto leggero e molto quasi acquoso, questo qui non è proprio quella tipologia di prodotto, però mi sta piacendo, sicuramente lo terminerò e lo utilizzerò tantissimo. Altro prodotto preferito, anche questo ve l'ho mostrato in azione credo, è questo blush di Too Faced che mi piace tantissimo, lo sto utilizzando davvero tutti i giorni, è questo blush duo con illuminante e blush, io lo utilizzo sia magari miscelando entrambi i prodotti che ho soltanto l'illuminante o soltanto la parte del blush. Il blush ha questo colore arancio corallo e l'illuminante questo dorato molto molto bello.
La profumazione è bellissima, l'effetto è davvero molto bello perché è molto pigmentato, vi resta anche diverso tempo sul viso, non è quel blush che inizialmente sembra di averlo applicato, dopo un'ora neanche, mi sembra di non aver messo nulla sul viso, non è assolutamente così. Per cui insomma io lo promuovo perché lo sto utilizzando tanto, perché mi piace la profumazione, perché è bello il packaging, perché insomma è così, mi piace. È bello anche utilizzare sia due singoli prodotti, magari singolarmente, ma anche miscelati. Miscelati avete proprio un effetto blush molto molto illuminante, motivo per cui io preferisco utilizzarli anche separatamente. Poi dipende anche dall'effetto, anche se con l'abbronzatura è anche molto bello l'effetto illuminato, quindi avete comunque sempre, secondo me, un doppio prodotto, perché avete un illuminante e un blush, e mi piace. Qui la papaya, cioè la profumazione è molto molto buona, il packaging poi è stupendo. Altro prodotto preferito è invece la palette di Too Faced ed è la Shake Your Palms, ed è questa palette che anche lei vi ho mostrato in azione quando appunto mi sono truccata con un po' di prodotti novità. La sto sfruttando da morire, è questa palette qui con questi colori molto belli e molto particolari. Cerco di mostrarvela da vicino, anche se anche lei la conoscete perché mi ci sono truccata con questi prodotti. Trovo che sia una palette, oltre che da trasportare, molto comoda. Io me la porto dietro tutti i weekend in cui non ci sono. Potete fare qualsiasi trucco, sia un trucco molto nude, molto semplice, un trucco rosato, un trucco sul marroncino, un trucco sul dorato, un trucco con il verde. È veramente molto molto bella, la pigmentazione è fantastica, sono strasfumabili gli ombretti, sono sia i colori matte sia i colori shimmer. Io a volte ci applico anche solo un ombretto di quelli shimmer, o questo qui dorato, non so se riuscite a vederlo, oppure questo qui rose, diciamo gold tipo, anche solo sulla palpebra magari, l'effetto è davvero molto molto bello. Trovo che sia fantastica. Poi i colori di transizione anche sono molto belli, perché c'è questo marroncino chiaro, poi c'è questo marrone cioccolato anche molto bello, c'è questo verde particolarissimo che anche questo qui vi ho mostrato, super pigmentato. Trovo che sia davvero molto bella, quindi ve la consiglio. La profumazione è altrettanto bella, comoda da portare, il packaging è anche bello perché è in lattice, quindi non... lattice? Cavolo, ho detto in latta, quindi non si rovina, a differenza magari delle palette in cartone che si impregnano e si sporcano, questa qui no. È piccolissima, è quanto una mano, costa all'incirca 25 euro, però la qualità degli ombretti è davvero molto molto valida, io... davvero ve la consiglio perché è davvero valida. In realtà l'ho vista diverse volte prima di acquistarla, anche in negozio da Sephora, e spesso l'ho snobbata, forse anche per la dimensione della palette, perché è anche molto piccola, però non vi fate ingannare magari dalla dimensione della palette, quindi se è piccola la qualità non è valida, assolutamente non badate a quello. Io poi mi sono fatta convincere dal packaging, quindi io sono anche un soggetto che magari si fa anche conquistare da quello, è vero, però anche guardando, devo ammettere, però anche guardando le cialde, le colorazioni, le trovate molto estive, molto fresche, anche questo rosa è stupendo, e quindi mi sono fatta convincere e ho fatto stra bene, perché quest'estate la strautilizzerò. Non so se si vede dalla telecamera, ma si vede anche che le cialde le sto praticamente utilizzando davvero tanto. Non so se si percepisce dalla telecamera, però si vede che la utilizzo tanto, quindi questo significa che mi sta piacendo davvero tantissimo la palette, quindi straconsigliata. Questi erano i miei prodotti preferiti del mese di giugno. D'estate chiaramente mi trucco molto meno rispetto all'inverno, però almeno questi prodotti che sto utilizzando con costanza e che davvero mi piacciono, mi sono sentita di promuoverli e di parlarvene. Quindi io spero di avervi tenuto compagnia, come sempre vi chiedo, se vi fa piacere chiaramente, di iscrivervi al canale se non siete iscritte, di attivare anche la campanella, e nulla, io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto, ciao!